Sicuramente oggi è stata una partita positiva soprattutto perché giocavamo contro un avversario come Siena che è molto molto temibile, una squadra molto fisica e credo che il nostro primo merito è stato quello di mettere anche noi la fisicità e l'aggressività giusta perché loro veramente sono veloci, sono potenti, sono forti sotto canestro, fuori, quindi abbiamo preparato molto la partita ma oltre che a livello tattico soprattutto a livello di intensità. Oggi credo che la cosa più positiva è che chiunque è entrato in campo ha dato il suo contributo, anche i giovani, veramente gli vanno fatti i complimenti, anche a Lollo Benvenuti che ha fatto una gran partita. È vero che ha fatto 5 falli, ma ha speso anche falli utili per la squadra, quindi oggi veramente chi è entrato in campo ha dato il suo, chi come punti, chi come difesa, chi come rimbalzo. Quindi naturalmente ancora non abbiamo fatto niente, ma sicuramente in vista dell'ultima partita, in vista dei playoff, è una cosa estremamente positiva. Sicuramente Angelo, dopo questa vittoria avete aritmeticamente acquisito il fattore casalingo per il primo turno di playoff. Secondo te quanto è importante in una due così equilibrata come questa avere questo vantaggio? Secondo me è molto importante anche perché oltre ad avere il vantaggio casa eviti di andare a giocare in palazzetti oggettivamente difficili da affrontare, quindi sicuramente è meglio iniziare in casa e giocare in un'eventuale bella in casa. E, ripeto, poi i playoff comunque si rimette tutto in discussione, quindi può comunque starà a noi cercare di vincere comunque, però adesso dopo questa vittoria sicuramente abbiamo fatto un passettino in avanti per avere, adesso non so se matematicamente il primo turno in casa o meno, ma io comunque direi che ancora prima di pensare ai playoff dobbiamo pensare all'ultima partita, visto che ancora può essere ancora importante per noi, quindi cercheremo di andare a scafati per vincerla, senza fare troppi conti, però andremo lì per vincere la partita e poi vedremo insomma a che punto saremo. Sicuramente Scafati, ovviamente, è un avversario molto temibile. E secondo te questa, la prossima partita potrebbe essere un'ulteriore prova di maturità per entrare in clima playoff molto concentrati, molto. Assolutamente sì, secondo me è un ottimo test perché comunque vai a giocare su un campo notoriamente difficile, quindi visto che nei playoff andrai a giocare per forza di cose in altri che fuori casa, e secondo me è un bel test, secondo me è da affrontare con la giusta mentalità, al di là anche della vittoria e della sconfitta, ma dobbiamo andare là con la mentalità di vincerla e di giocarcela, semplicemente perché veramente è un ulteriore test per vedere a che punto siamo effettivamente. Poi sicuramente un'altra chiave che diciamo, può mischiare le carte sempre per i playoff riguarda il fatto che voi dovete incontrare comunque sia una squadra del girone est contro la quale non avete mai giocato. Secondo te questo aspetto quanto può pesare nel primo round dei playoff e quanto può essere stimolante e anche difficile? Ma sì, sicuramente è stimolante, ma lì credo che sarà responsabilità dei nostri allenatori che sicuramente faranno un ottimo lavoro di scouting, diciamo. E credo che sarà loro preparare la partita, indicarci i loro punti deboli, i loro punti di forza. E sì, è vero che giochiamo contro una squadra magari sconosciuta, ma io credo che noi dobbiamo prima pensare a quello che facciamo noi. Nel momento in cui noi facciamo il nostro gioco, riusciamo a imporre il nostro ritmo, veramente è difficile per tutti. Quindi secondo me, oltre che pensare all'avversario, dobbiamo prima pensare a noi stessi. Angelo, al di là di quello che sono i programmi adesso a breve, chiaramente con i playoff, eccetera, qualcosa di personale, nel senso lì, tu come stai? Perché vediamo dei tuoi problemi fisici tutte le settimane che non ti permettono di allenare, poi ogni partita dobbiamo fare delle Sì, cose. no, ma ho avuto l'ultima partita, gli ultimi minuti, un problema al ginocchio, preso un'insaccata, un piccolo edema osseo, ma niente di grave, una cosa fastidiosa che lì per lì mi ha fatto anche uscire dal campo, insomma. E io direi anche fossero tutti questi infortuni, diciamo, comunque è una cosa, tra virgolette, fastidiosa che fa male, ma una sciocchezza. A livello funzionale non implica niente, insomma. Poi abbiamo uno staff medico bravissimo, un preparatore atletico bravissimo e ogni domenica riescono a mettermi in campo al 100%, insomma. Quindi è anche vero che ho avuto dei mesi che non avevo neanche un raffreddore, l'ultimo periodo ho avuto un qualche acciacco, insomma, però fa parte del mestiere, cioè, basta affrontarli nella giusta maniera e qui ho tutto a disposizione per farlo. Angelo, la mia ultima domanda è questa: dove credi che questa Fiorentina possa arrivare? Ma noi veramente abbiamo, credo che qualcosina abbiamo dimostrato, nel senso che abbiamo giocato ad armi pari con le prime della classe, vedi vari Tortona, la stessa Siena, e Scafati, veramente abbiamo giocato alla pari, poi qualche volta abbiamo vinto, qualche volta abbiamo perso, però non siamo stati messi sotto da nessuno. E quindi ce la possiamo giocare, poi da qui a dire vinci, perdi,
quello bisognerà vedere, perché conta molto anche quanto arrivi in forma in quel periodo, se avrai infortuni in quel periodo dei playoff, però credo noi potenzialmente ce la giochiamo con tutti, poi è normale, il campionato lo vince una sola, è difficile, però noi cercheremo di giocarcela con tutti. Hai parlato prima dell'importanza anche dei ragazzi, hai citato Benvenuti, sono d'accordo, poi in una giornata in cui mancava anche Benevelli, che ha dato una bella mano. Pensando ai playoff, proprio dalla tua esperienza, è più importante avere anche i giovani partecipi che possano allungare un po' le rotazioni, o insomma l'esperienza tua di Pulleri, di Powers, poi sono quelli che fanno la differenza? A quel livello per vincere ci vuole tutto sicuramente, ma sicuramente avere una partita, una panchina forte che ti dà sostanza nei momenti difficili sicuramente fa comodo. Noi abbiamo la fortuna di avere un giocatore come Bulleri, che credo che per una panchina è un lusso, perché comunque al di là delle cifre che fa, proprio ti dà carisma, leadership, è una cosa importante che magari non sta sulle statistiche. E poi sì, sicuramente i nostri giovani, insomma, già dall'inizio dell'anno sono migliorati tanto, e quando possono, spesso e volentieri riescono a sfruttare le occasioni che hanno, ma sicuramente ai playoff, giocando ogni 2-3 giorni, ci sarà bisogno di tutti, quindi la partita che hanno fatto oggi diversi giovani, insomma, sicuramente lascia ben sperare. È importante la panchina quanto il quintetto, perché spesso i quintetti alla fine di una cosa o un'altra si equivalgono, quindi tante volte chi ha la panchina più forte è quello che poi fa la differenza. Tu non puoi dirlo, ma quello che da Bulleri chiaramente lo dà anche Angelo G. Io cerco di innanzitutto di mettere la squadra al primo posto, a me non interessa statistica o non statistica, a me l'importante è che usciamo con il sorriso sulle labbra, nel senso che vinci. Io sì, magari io per quanto posso, magari con una persona come Lollo, che è il mio pari ruolo, cerco di dare consigli, ma più che in partita, durante la settimana. Poi lui è estremamente disponibile ad ascoltare, quindi è anche un piacere giocare con questi giovani, insomma. E poi sì, naturalmente, se c'è da prendere anche una responsabilità in più, piuttosto che fare un'osservazione, insomma, io e Bullo, essendo quelli forse con un po' più di esperienza, siamo sempre i primi a...